il nostro cammino di avvento, la Chiesa attraverso questa parola di Gesù ci svela qual è la volontà del Padre suo e che nessuno dei piccoli si perda. In un altro posto dice che la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Qualora uno di questi piccoli si fosse perduto, il pastore va a cercarlo fino agli estremi confini della terra, fino al fondo di un orrido, di un burrone, a costo di ferirsi con le stesse identiche ferite con le quali si è ferita la pecora che è caduta lì. Il Padre ha questa volontà. Da questa volontà primigenia, fondamentale, sgorgano tutte le altre volontà che si manifestano concretamente, quelle un po' più grandi, come la volontà di Dio circa la vita, no? Se di essere prete, se sposarsi, se vivere nell'evangelizzazione, eccetera. Ma anche le altre volontà di Dio, quelle che oggi si manifesteranno davanti a noi. Per questo tutte le volte che noi ci chiediamo quale sia la volontà di Dio per noi, sia un ragazzo che si chiede qual è la volontà di Dio per lui, sposarsi, non sposarsi, sposarsi con questa persona con la quale è fidanzato o no, diventare presbitero, una chiamata a vita consacrata, studiare, andare a questa università, non andare, fino e poi se parlare o non parlare, se dire quella cosa al figlio o non dirla, come guardare tua moglie, come guardare tuo marito, il collega, e poi qual è la volontà di Dio per me in questo momento, in questa relazione, in questo ufficio che devo compiere, in questa cosa che devo fare, qual è la volontà di Dio. Sempre stiamo chiedendoci quale sia la volontà di Dio, ma nel fondo pensando quanto la volontà di Dio coincida con la nostra. E qui è tutta un'altra cosa. La volontà di Dio non c'entra niente con un fare o un dire, ma con un essere. Essere uno strumento per la salvezza di questa generazione. La volontà di Dio per te e per me è che il piccolo che hai davanti non sia perduto. Allora, tutto quello che io devo fare, tutti i momenti in cui io devo discernere quale sia la volontà di Dio, bisogna ritornare a questa fondamentale volontà di Dio. Cioè, quello che io faccio, dico, penso, è dentro questa volontà di Dio di salvezza di questo piccolo. Tanto mio marito, qual è la volontà di Dio oggi? Che parli, che non parli, di fronte a mia moglie, è meglio che io assuma questo atteggiamento o no? Che sia irremovibile oppure che lasci perdere? Con mio figlio cosa devo dire? Con mia figlia come mi devo comportare di fronte a questo suo atteggiamento gravissimo o di fronte a questo che mi sta chiedendo, che vorrebbe fare? Di fronte a questa sorella come mi devo comportare? Io veramente non so, è meglio che mi avvicini, chieda perdono, chieda scusa, è meglio che la aspetti, che le dia il suo tempo, che cosa devo fare? Interessante, perché non è immediatamente quello che vorremmo noi, un manuale dove sapere come muoversi in ogni momento. Dice Sant'Ambrogio che anche se ci sono torrenti impetuosi, acque fragorose, tempeste terribili, la Chiesa non sarà mai scossa perché è un porto sicuro per tutti, i piccoli, i poveri. Per questo che cosa è l'avvento? Vivere incollati a Cristo, scrutare la scrittura, pregare, attendere che Lui sigilli in noi la sua parola e che ci spinga verso il fratello a dare la vita. Questa è la volontà di Dio, dare la vita, cioè lasciare le 99 pecore, lasciare le sicurezze, le certezze, quello che più o meno è sistemato nell'ovile, per andare a prendere quello che ti sfugge, il marito con il suo carattere, la moglie con le sue nevrosi, il figlio così com'è. Se tu veramente sei libero, innanzitutto, che significa poter mettere davanti a Dio la vita come un foglio bianco, e quando ti metti in ginocchio, quando cominci a pregare, quando cominci a chiedere, Signore, qual è la tua volontà? Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Che cosa stai chiedendo? Che cosa sto chiedendo? Sto chiedendo che si compia la volontà di salvezza per me e per la persona che ho accanto, per la mia comunità, per la mia famiglia, perché tu possa arrivare alla vita di questa persona. Quello che ha fatto Gesù Cristo con te e con me, per questo significa vivere l'incarnazione, vivere l'avvento del Signore nella nostra vita, che prende possesso della nostra vita e la trasforma in uno strumento perché si compia la volontà di salvezza per tutti gli uomini. Pensa quanto è preziosa la tua vita. Allora, in attesa, vigilanti, a vedere come il Signore anche oggi vorrà andare a cercare la pecora perduta. E anche sempre Sant'Ambrogio dice: il tuo parlare sia dolce, non moralismi, non leggi, bisogna fare così, bisogna dire colà. No, prendere sulle spalle la pecora perduta, il piccolo, quello significa sporcarsi, ferirsi, rovinarsi, perché tu fai lo stesso cammino che ha fatto la pecora per perdersi. Vuoi prendere tuo figlio? Vai dove sta tuo figlio. E come si
si va? Con la preghiera molte volte, uscendo da te stesso. Che tuo figlio veda, come il figlio prodigo, che c'è una porta aperta. Non sarebbe mai potuto tornare a casa il figlio prodigo se non avesse avuto dentro il cuore l'immagine di un padre che avrebbe potuto perdonarlo. Tu immagina se avessi avuto in testa un'immagine di un padre padrone, cattivo, pieno di moralismi, di giudizi. Non sarebbe mai tornato, no? Così è davanti a tuo figlio, davanti a tua moglie, a tuo marito. Alla fine la volontà di Dio non è difficile da individuare, perché è là dove si perde la vita, è là dove si lasciano le 99 pecore, si lasciano i propri schemi, si lasciano le proprie sicurezze nell'ovile e si va all'ignoto e si va a perdere la vita e ci si va a ferire e si va a prendere il fratello, la sorella sulle proprie spalle. Ma lì c'è una gioia enorme, si rallegrerà per quella più che per le 99, perché la nostra felicità è perdere la vita, la nostra felicità è dare la vita, non è difenderla. Se mio marito vuole fare così, se mio figlio vuole fare così, e beh, oh, no, che non significa non lasciare la libertà, è ben diverso, eh? Significa andare a prendersi le conseguenze della libertà usata male dall'altro, quello che ha fatto Gesù Cristo con te e con me, perché lì c'è la vera gioia, l'unica vera gioia, che tuo marito, che le persone che sono accanto a te possano essere incontrate, abbracciate, amate e perdonate dal Signore. Oggi ci sarà una pecora perduta e questa è la nostra gioia, non perché diventi preti, perché ti sposi, perché fai quello, perché fai quell'altro, perché hai detto bene, perché no, c'è più gioia in cielo perché la tua vita in Cristo è donata a quella persona che oggi incontrerà il suo volto di misericordia attraverso di te.